Chiacchiere di carnevale. Oggi su Cookies vi mostreremo come farle in casa. Iniziamo dalla farina. La mettiamo sul piano di lavoro, facciamo una piccola fontana al centro e aggiungiamo i seguenti ingredienti. Iniziamo a fare una piccola pastella e poi aggiungiamo le uova col vino secco. Fino a realizzare un panetto che non è né troppo liscio ma nemmeno troppo grezzo. Fatto questo, prendiamo una pellicola trasparente e avvolgiamo il prodotto per non farlo seccare. Una volta impellicolata, l'impasto deve riposare per circa un quarto d'ora, 20 minuti. Una volta fatto riposare l'impasto, lo andiamo a mettere sulla sfogliatrice. Potete usare tranquillamente la vostra sfogliatrice da pasta fresca. Fatto riposare l'impasto per 10 minuti, portiamo il nostro impasto a uno spessore di 2 mm. Dopodiché stenderemo la pasta. Noi usiamo il buca sfoglia, voi potete farlo tranquillamente a casa con una forchetta e iniziare a bucherellare il nostro impasto. Iniziamo a tagliarlo con un tagliapasta, ovviamente quello là rigato. Un altro passaggio importante è portare l'olio a temperatura, lo portiamo a circa 170 gradi. Prendiamo le nostre chiacchiere, le mettiamo all'interno della nostra friggitrice. Un piccolo suggerimento che vi posso dare è girarle in continuazione in modo da ottenere una cottura uniforme. Le nostre chiacchiere sono finalmente pronte e le possiamo alzare dalla friggitrice e metterle a colare. Un altro passaggio importante, aspettare almeno un 10 minuti per far raffreddare le nostre chiacchiere. Dopodiché le cospargiamo di zucchero a velo e mi raccomando, deve essere abbondante. Sono buonissime, un vero spettacolo. E voi che cosa preparerete per questo carnevale?